Era iniziata nello scorso febbraio la pulizia profonda delle strutture imbrattate a Sassonia di Fano per dare maggior decoro al lungomare. Ore e ore di lavoro per rimuovere in particolare le scritte lasciate all'anfiteatro Rastatt. L'attività era proseguita anche nelle scorse settimane in diversi punti della città, dalla zona del mare a quella del Pincio, ma l'intervento, seppur riuscito con ottimi risultati, non è durato a lungo. Infatti, nei giorni scorsi qualcuno ha ben pensato di armarsi di bombolette spray e di sporcare di nuovo muretti, cestini dei rifiuti e sedute di pietra, un gesto non rispettoso della cosa pubblica che ha costretto l'assessore Brunori a lanciare un altro appello ai più giovani, oltre a prendere ancora una volta dei provvedimenti per la ripulitura subito eseguita dall'associazione Regresso Arti. Questo lo prendo con grande rammarico, perché come amministrazione ci siamo posti disponibili in dialogo con i ragazzi che nel momento in cui abbiano bisogno di spazi da colorare, dove esprimersi, noi siamo disponibili e già operativi, tanto che in alcuni quartieri stiamo già facendo delle operazioni di murales, per cui veramente mi appello a loro, al loro senso di educazione, ma anche di partecipazione della città e di senso di bene pubblico, che è una cosa molto importante. Mi appello a loro con una richiesta specifica: se avete la volontà e la necessità di esprimersi, di esprimervi in quello spazio con un qualcosa di tutto vostro, io sono a disposizione, altrimenti queste piccole macchie restano dei casi isolati e non riuscite ad esprimere assolutamente niente se non sporcare quello che è un bene.